Avrete già intuito qual è l'ipotesi che si intende presentare in questo video, e cioè che la civiltà egizia fosse un tempo diffusa su scala globale. Le tracce di questa civiltà, infatti, non si ritrovano solo in Egitto, ma anche in molte altre parti del mondo. In questo video si darà una breve rassegna di queste tracce, che comprendono non solo reperti archeologici, ma anche parallelismi con le usanze e la mitologia dell'antico Egitto, difficilmente riconducibili a semplici coincidenze. Si cercherà inoltre di capire quando potrebbero essersi verificati, nella lunga storia della civiltà egizia, i contatti con le altre culture. Il primo posto dove andremo in cerca degli Egizi è l'America del Nord. Esatto, proprio l'America, il Nuovo Mondo, nel quale gli europei sarebbero approdati per la prima volta soltanto nel 1492, secondo la storia tradizionale. Ma in realtà già noto a Platone, che nel suo celebre racconto su Atlantide parlò chiaramente di un continente situato sulla sponda opposta dell'Atlantico. Ricordiamo che Platone ricevette queste informazioni da Solone, il quale le aveva prese dai sacerdoti egiziani. L'accenno al continente al di là dell'oceano, dunque, è un primo indizio del fatto che gli Egizi conoscessero l'America. E infatti, in America, e più precisamente sulle coste orientali del Canada, troviamo una popolazione che sembra aver avuto, in passato, dei contatti con gli antichi Egizi. Questa tribù, cosa inusuale tra i nativi americani, aveva una propria forma di scrittura, che curiosamente consisteva in geroglifici. Chiaramente, il mondo accademico nega che questo tipo di scrittura sia stato appreso dagli Egizi. La sua introduzione sarebbe avvenuta in realtà nel XVIII secolo, ad opera di un missionario cattolico. Eppure, sebbene la lingua Mi'kmaq sia molto diversa da quella egiziana, i geroglifici che esprimono le stesse parole sono straordinariamente simili. Ciò rende improbabile che inventarli sia stato un missionario, peraltro in un'epoca in cui i geroglifici egizi non erano stati ancora decodificati, e supporta l'ipotesi di una loro origine egiziana. Ma i geroglifici dei Mi'kmaq non sono l'unica cosa che legherebbe il Nord America all'antico Egitto. Esistono infatti dei ritrovamenti ancora più controversi, che porterebbero a riscrivere totalmente la storia del continente americano. È bene chiarire che l'autenticità di tali ritrovamenti è dubbia. A mio avviso, però, vale la pena farvi un accenno. Tra l'altro, di questa vicenda avevo già parlato in un video dedicato. Ma riprendiamo ugualmente la storia. Il 5 aprile 1909, la rivista Phoenix Gazette riportò in prima pagina una notizia sensazionale. Un ricercatore dello Smithsonian Institute aveva scoperto nel Grand Canyon un'immensa grotta contenente reperti di ogni tipo, tra cui statue, oggetti d'oro e perfino corpi mummificati. Tuttavia, incredibilmente, questa scoperta finì di lì a poco nel dimenticatoio. Lo Smithsonian Institute cercò forse di insabbiare una scoperta troppo scomoda? Oppure tutta quanta la notizia del ritrovamento fu inventata di sana pianta? Anche se la prima ipotesi non è improbabile, è difficile escludere la seconda, dato che il racconto non è supportato da alcuna prova materiale o fotografica. Un altro caso, stavolta documentato da numerose fotografie e reperti, è quello delle cosiddette grotte di Burroughs, così chiamate dal nome del loro scopritore, Russell Burroughs. Nel 1982, in Illinois, Burroughs avrebbe scoperto un sistema di cunicoli sotterranei contenenti un'ingente quantità di reperti. Egli non volle rivelare l'ubicazione delle grotte, ma per provare la veridicità del suo racconto portò alla luce un gran numero di oggetti: monete, statuette, tavole in pietra e metallo,
alcune delle quali recavano iscrizioni in caratteri sconosciuti. Purtroppo, dei circa 2000 oggetti originariamente riportati alla luce, di molti si sono perse del tutto le tracce. La gran parte è finita in mano a collezionisti privati. Rimangono tuttavia molte fotografie che documentano la loro esistenza. Gli oggetti sembrano essere opera di civiltà diverse, tra cui anche quella egizia. La loro abbondanza, però, farebbe propendere per l'autenticità di almeno una parte del materiale, la cui origine rimane però un mistero. Anche nell'America del Sud incontriamo numerose tracce della presenza egizia. Addirittura la civiltà Inca, che fiorì in Perù tra il XII e il XIV secolo, è stata definita gemella di quella egizia. Esistono infatti numerose corrispondenze tra le due culture. Ecco un breve elenco delle più significative. In Egitto e in Perù si trovano costruzioni megalitiche edificate con tecniche simili, piramidi a gradoni, obelischi e altri edifici dagli stili architettonici simili. Gli Incas praticavano la mummificazione. Sia gli Egizi che gli Incas realizzavano sarcofagi e maschere funerarie in oro. Sia gli Egizi che gli Incas costruivano imbarcazioni di canne dalla foggia molto simile. Esistono motivi simili nell'arte egizia e in quella inca, in particolare per quanto riguarda la simbologia solare. C'è anche un'altra scoperta, molto nota, che lega l'Egitto al Nuovo Mondo. Il ritrovamento in alcune mummie egizie di tracce di cocaina, hashish e nicotina. La scoperta, pubblicata in questo studio del 1992, destò subito un grande scalpore tra la comunità scientifica. Infatti, la cocaina e la nicotina derivano entrambe da piante americane. La spiegazione più logica era che gli Egizi avessero avuto contatti commerciali con le Americhe. Guarda caso, la cocaina si ricava da una pianta originaria del Perù, la culla della civiltà gemella di quella egizia. Furono proposte tuttavia varie spiegazioni alternative, come la contaminazione delle mummie, la formazione delle sostanze incriminate in seguito a decomposizione di altre sostanze, l'uso di tecniche improprie. Tutte queste ipotesi si sono rivelate però poco convincenti. Il Sud America, inoltre, è protagonista di una storia analoga a quella che abbiamo raccontato poc'anzi a proposito del Nord America. Negli anni 20 del Novecento giunse a Cuenca, in Ecuador, un missionario italiano, Carlo Crespi. Il sacerdote era un sant'uomo dai molteplici talenti ed interessi e per questo divenne molto benvoluto dai locali, che nel corso degli anni gli consegnarono un gran numero di oggetti provenienti da una grotta nella foresta, ufficialmente la Cueva de los Tayos. Padre Crespi raccolse i reperti in un museo. Purtroppo, nel corso degli anni, a seguito dell'incuria e dell'incendio dell'edificio, molti degli oggetti scomparvero. Come nel caso dei manufatti delle grotte di Burroughs, anche tra gli oggetti raccolti da Padre Crespi potrebbero esserci dei falsi. Tuttavia, l'abbondanza dei reperti, la loro varietà e soprattutto i soggetti delle opere farebbero propendere per l'autenticità della maggior parte di essi. Padre Crespi riteneva che alcuni degli oggetti risalissero addirittura al primo diluvio universale. Effettivamente, alcuni dei reperti sembrano opera di una civiltà sconosciuta, altri invece sono straordinariamente somiglianti, se non identici, ad opere d'arte caratteristiche della civiltà sumero-babilonese o di quella egizia. Osservandole si capisce quanto sia ardito attribuire tali impressionanti somiglianze a una semplice coincidenza. L'unica spiegazione plausibile sembra essere proprio un antico contatto tra vecchio e nuovo mondo. Spostiamoci adesso in Australia, terra scoperta dagli europei solo nel XVII secolo e sconosciuta a tutte le civiltà antiche, o meglio, a quasi tutte.
Pare infatti che gli egizi la conoscessero e come. Ciò si evince da una serie di ritrovamenti molto interessanti, tra questi un posto di rilievo occupato dai cosiddetti geroglifici di Gosford, scoperti negli anni 70 a Kerryong, una località vicina alla città australiana di Gosford, situata 50 km a nord di Sydney. I geroglifici, in tutto circa 300, sono incisi nella roccia e risalirebbero, secondo studiosi indipendenti, al periodo della Quarta Dinastia, circa 2600-2500 a.C. Secondo questo studio, la traduzione dei geroglifici rivela che in quel luogo fu sepolto niente meno che un figlio del faraone Cheope, morso da un serpente velenoso nel corso della spedizione in Australia, guidata da lui e dal fratello. Inutile dire però che la maggior parte degli archeologi bolle i geroglifici di Gosford come dei falsi. I loro autori sarebbero in realtà dei soldati appassionati di storia egiziana. Lascio giudicare a voi la plausibilità di una spiegazione del genere. Un'altra scoperta singolare è quella di una moneta egiziana rinvenuta nel 1912 nella foresta pluviale del Queensland e risalente al regno di Tolomeo IV. La spiegazione ufficiale di questo ritrovamento è che la moneta sarebbe stata perduta da un minatore del XIX secolo che la portava con sé come souvenir. Come nel caso precedente, questa ipotesi non ha alcuna prova a sostegno. Però, siccome è impossibile che gli egizi siano arrivati in Australia, allora la spiegazione deve per forza essere un'altra. Anche qui comunque lascio giudicare a voi quale sia l'ipotesi più plausibile. Di estremo interesse è anche il fatto che in Australia fosse diffusa la pratica della mummificazione. Come non citare poi il boomerang? Nonostante venga ritenuto un oggetto tipicamente australiano, anche gli egizi lo conoscevano e lo usavano per la caccia. La diffusione del boomerang anche tra le popolazioni dravidiche del sud-est dell'India potrebbe indicare che la conoscenza di quest'arma fu propagata tramite la navigazione nell'Oceano Indiano. Il boomerang australiano rappresenta il più alto grado di evoluzione di questo oggetto. Di conseguenza, è possibile che gli aborigeni australiani lo ereditarono, perfezionandolo da un altro popolo, forse proprio gli egizi. Rispetto alle Americhe o all'Australia, le Canarie non erano lontane dall'Egitto. Se davvero gli egizi giunsero in America, è probabile che abbiano fatto scalo anche in queste isole. E infatti i Guanci, i primi abitatori dell'arcipelago, condividevano con gli egizi l'usanza della mummificazione, peraltro praticata in modo molto simile. Può sembrare incredibile che gli egizi siano arrivati anche in Cina. Eppure questa ipotesi è stata avanzata da un importante scienziato cinese, il geochimico Sun Weidong. Egli ha osservato infatti che gli antichi bronzi cinesi hanno caratteristiche isotopiche che rivelano un'origine africana. Secondo lui sarebbero stati gli Hyksos, un popolo che regnò sull'Egitto tra il XVII e il XVI secolo a.C., a introdurre nell'antica Cina la tecnologia dell'età del bronzo. Troviamo segni di contatti con gli egizi anche in Polinesia. A Tahiti, in pieno Oceano Pacifico, si veneravano il dio Oro, sovrano del mondo, e il dio Sole Ra, che ricordano rispettivamente gli dei egizi Horus e Ra. Un altro interessante parallelismo tra le credenze polinesiane e quelle egizie
e la distinzione tra l'anima e lo spirito, che i polinesiani chiamavano rispettivamente Ko e Bao, mentre gli egizi Ba e Ka. È curioso inoltre che anche in Polinesia si praticasse la mummificazione. In tempi protostorici l'Egitto fu colonizzato da un popolo indoeuropeo, il quale si integrò in una civiltà che affondava le sue radici in epoche remotissime. Questi egizi provenivano dal nord Europa ed erano giunti nel Mediterraneo per via fluviale, facendo prima scalo sulle rive del Mar Nero, nella regione caucasica. Una situazione analoga si sarebbe verificata in Mesopotamia con i Sumeri. Prima di proseguire farò una piccola precisazione. La lingua egizia non viene classificata tra quelle indoeuropee. Sembrerebbe quindi scorretto definire indoeuropei gli egizi nordici. Tuttavia, lo studioso italiano Andrea Portunato ha mostrato che è possibile leggere i geroglifici egizi usando il sanscrito. Ciò lascia aperta la possibilità che anche gli egizi appartenessero al grande gruppo etnico-linguistico degli indoeuropei. A questo punto potrebbe sorgere una domanda. Da dove provenivano gli egizi che raggiunsero le Americhe e l'Oceania? Dall'Egitto o dal Nord Europa? È però certo, come già detto da molti ricercatori, che il corpus mitologico egizio si arricchì con molti racconti provenienti dal Nord Europa. Pertanto, non possiamo escludere che la presenza di miti egizi in altre parti del mondo sia dovuta a un contatto con lo stesso popolo indoeuropeo che giunse nella valle del Nilo. Ma quando ebbero luogo i viaggi degli egizi? La risposta è dipende. Ad esempio, gli oggetti raccolti da padre Crespi, la similarità tra la civiltà inca e quella egizia e le tracce di cocaina e nicotina nelle mummie egiziane dimostrano che Egitto e Sud America erano gemellati fin da tempi antichissimi, quasi certamente anteriori al diluvio. Pertanto, in questo caso, i viaggi si svolsero sicuramente nel corso di molte epoche. I geroglifici Micmac e le tecniche di mummificazione impiegate in Australia potrebbero risalire invece a viaggi più recenti, avvenuti in tempi storici. È possibile quindi che quella egizia sia stata davvero una civiltà globale? Forse lo fu in epoche remote, prediluviane, quando probabilmente non fu ancora ben distinta da quella sumera. Ma anche in seguito l'Egitto fu certamente un centro del quale la civiltà si diffuse in molte altre parti del globo, come sembra indicare anche il mito di Osiride, secondo cui il dio partì dall'Egitto per diffondere in tutto il mondo la civiltà. Sebbene gli aspetti da chiarire siano ancora molti, tutte queste ipotesi rappresentano tessere preziose per lo studioso che in futuro vorrà ricomporre senza pregiudizi il mosaico della storia.